Buon Samurai a tutti. Siamo a Firenze, si vede dalla finestra la famosa cattedrale di Firenze che ci illumina. Siamo qui con il dottor Sergio Donati, che soprattutto in questo momento è un uomo di finanza, e con il professor Giovanni Gordiani, che voi tutti ormai conoscete molto bene, è l'uomo che ha portato da noi l'immagine di un'Europa dei 27 paesi. Quindi personaggio importante che presenterà non solo l'Euretica Istria, eccetera, ma soprattutto un rapporto nuovo con Sergio Donati per dare non solo al karate e allo sport, ma addirittura a livello operativo per tutti un nuovo indirizzo di carattere sociale. Dottor Donati, Sergio, amico Sergio, le nostre carriere si incontrano. L'amicizia dura da sempre, perché ero un bambino, tu eri un bambino un po' più cresciutello, e quindi le nostre carriere sono andate in parallelo, come Tucidide faceva le vite parallele, però a volte le parallele si incontrano, e si incontrano queste due carriere di manager finanziario. Posso dire che tu stesso mi hai definito il mio babbo, perché non posso dire mio padre, il mio babbo come tuo maestro in certe tematiche del rischio di banca, Riccardo lo posso nominare, e poi la nostra comune passione del karate. In questo momento ci si rincontra per uno scambio di idee, ma io direi ci si incontra soprattutto per una costruzione di un edificio a più pilastri. Noi abbiamo fatto i pilastri delle QF, che sono le qualifiche europee, che non vogliono focalizzare su un tema solo, vogliono focalizzare su tanti temi e sulla valorizzazione delle nostre storie. Questo si cerca di fare, e questo io penso, Sergio, a volte quando vengono tardi le cose, a volte vengono anche bene. Quindi la doppia carriera, la valorizzazione della nostra storia, tutte le cose ci siamo raccontate, come si può metterle insieme e anche metterle a frutto delle nuove generazioni, perché ormai siamo tutti, tu mi hai detto, 46 anni di questa esperienza, io 45 di karate e qualche anno ormai di esperienza come giurista a Bruxelles. Ecco, il momento è forse per cominciare a diffondere queste idee e a valorizzare le nostre competenze, mettere a disposizione un sistema che è certificato a Bruxelles per l'Euretics Excellence, ma non mettere a disposizione solo gli sportivi, perché gli sportivi nel 95% dei casi sono persone che hanno un'altra carriera, dall'idraulico all'avvocato al medico e così, e quindi questo bisogna fare. Io in questo scambio di idee vorrei che venisse fuori anche il tuo input forte dalla tua grande esperienza nei due settori. Ma senti Giovanni, innanzitutto mi fa piacere che tu abbia raccontato di tuo padre Riccardo, che è stato il mio maestro in campo finanziario, in banca, mi ha insegnato tantissimo. Io diciamo che la prima titolarità di filiale che ho avuto nell'81 mi sono sempre appoggiato a lui, che era il capo dell'ufficio rischi di Banca Toscana, per cui c'ho sempre questa simpatia, questo grande rispetto e grande stima nei confronti. Poi il fatto che noi ci siamo conosciuti tanti anni fa e che abbiamo coltivato poi le medesime passioni, questo accresce, diciamo così, il nostro legame. Ma devo dire che nel momento in cui abbiamo iniziato a parlare di questo progetto, che era il progetto io lo chiamo progetto di qualità europea, che quando si parla di competenze globali, devo dire che mi è affascinato. Mi ha affascinato, io l'avevo sempre diciamo così inquadrato come un qualcosa che fosse meramente rivolto allo sport. Il fatto che con questi approfondimenti che abbiamo fatto in questi giorni, in questa bella cornice che è a Firenze,
e che ha dato, ci ha dato proprio l'idea, che mi ha dato l'idea di un qualcosa che abbraccia proprio globalmente tutta la cultura di una persona, e pertanto è sicuramente una spinta che mi ha entusiasmato. Ecco, questa nuova visione di questo progetto io credo che possa essere particolarmente interessante, sia per quanto riguarda il discorso dello sport, ma soprattutto per quanto riguarda anche altri aspetti professionali delle persone. Su questa considerazioni, che poi andremo ulteriormente a approfondire, credo che valga la pena di spendere del tempo, perché il progetto è un progetto estremamente valido. Come ti dicevo, ora parlo da imprenditore, parlo da uomo di marketing, credo che questo progetto debba diciamo così, essere comunicato bene, perché noi è tanti anni che ne parliamo, però ecco, ora forse i tempi sono maturi per dare il giusto peso, il giusto valore al lavoro che avete portato avanti voi come team, e te in particolare con Babbo. Io credo che questa cosa abbia veramente delle grandi prospettive. Come ti dicevo prima, dobbiamo costruirgli il giusto vestito e dare la giusta comunicazione per valorizzare il progetto. Credo che questa sia un processo di validazione delle competenze che abbracciano, come si diceva prima, tutte le sfere di una persona, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista dell'educazione, sia dal punto di vista professionale, sia dalle capacità di comunicazione, di relazione, gli aspetti di carattere sportivo e le varie sfaccettature anche che sono, diciamo così, in ognuna di questi settori che siamo andati ora ad elencare. Che cosa voglio dire con questo? Che una volta che voi avete già individuato criteri che sono, diciamo così, quelli previsti dalle leggi sia europee sia dal decreto legge italiano del 2018, io credo che questo possa essere veramente un veicolo per valorizzare le competenze delle persone, perché molto spesso, e lo vedo anche in campo finanziario, lo vedo in banca, come lo vedo anche in altre aziende, è difficile inquadrare la capacità professionale di una persona a prescindere, diciamo così, da una conoscenza diretta. Di questo processo di validazione di cui stiamo parlando, secondo me, è proprio l'inquadramento della persona, dal punto di vista professionale, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista proprio sportivo. Quindi è sicuramente una qualifica che dà peso alla persona nella sua interezza. Non guarda solo uno spaccato, ma questo può avere anche un grosso impatto anche sul mondo del lavoro, perché io non lo guardo solo una persona dal punto di vista della sua qualifica che mi serve in quel momento, ma lo guardo a 360 gradi con tutte le competenze che poi possono tornare fondamentali anche nell'azienda. Pertanto questa è una cosa veramente che vorrei portare avanti. Questo, Sergio, mi svesto un attimo dal cappello di giurista, docente o quello, e parlo più all'amico che ha avuto due carriere grosse, importanti, tante altre componenti, quindi parlo più all'uomo. Come tu sei karateka, sei manager finanziario, paracadutista, ogni componente ha fatto l'uomo Sergio. Qui deve essere il significato del certificato, per noi è sempre stato non di contenitore ma di contenuto. Questo è quello che deve emergere. Quanto a te la tua carriera di karateka ha influenzato quella del manager finanziario, quanto il tuo passato da paracadutista? E come si ritrovano in questa sintesi
della seconda età, perché ormai la terza età non c'è più. Ma io credo che, guarda, hai toccato uno degli aspetti più importanti, no? nella formazione di un uomo. Ma questi valori che poi si ritrovano nell'ultima parte della nostra vita, però hanno una storia lontana, nascono da tutta una serie di esperienze, di incontri. Io qui siamo nella terra del maestro Brogi, per cui è chiaro che tutte le persone che noi abbiamo incontrato, in questo caso in ambito sportivo, ma così come abbiamo incontrato, come si parlava di tuo padre, in ambito bancario, finanziario. Ecco, io credo che la grande capacità delle persone sia di valorizzare gli incontri, sia di capire chi può essere tuo maestro. E nel momento in cui capisci questa capacità di una persona che può influenzare la tua vita, e te in quel momento diventi discepolo del maestro e inizi il tuo percorso di vita. Iniziare un percorso di vita vuol dire saper capitalizzare le esperienze che ti vengono messe a disposizione dalla vita stessa, e quindi inizi i tuoi percorsi, che però non possono essere, sono strade parallele, non ci sono, diciamo, che si intersecano e che si ridividono, ma che si intersecano e si ridividono, perché non si può prescindere, diciamo così, da una vita professionale senza tener conto dell'etica e della morale che ti insegna lo sport, oppure dell'etica e della morale che ti può insegnare un altro tipo di percorso, che può essere una scuola iniziatica, una religione. Quindi ecco che questa capacità, diciamo così, dell'uomo di percorrere e di poter apprendere da tutte le varie aspetti della sua vita delle esperienze, poi fanno in modo che tu maturi in ognuna di questi percorsi, tu maturi delle cose che però sono uno conseguente all'altro. Non c'è, diciamo così, una strada sola, perché una strada sola ti porta solo, diciamo così, poi in una direzione, mentre poi nella vita, siccome ci sono anche degli alti e dei bassi, e questo dobbiamo insegnargli ai nostri allievi, ai nostri discepoli, diciamo così, se si fanno alle persone che ci scelgono come maestro, va bene, dobbiamo per forza, diciamo così, fargli capire che ci sono degli stop and go nella vita, e quando te hai tante alternative, hai tante strade, ne puoi percorrere una o percorrere l'altra. Però è sempre, diciamo così, la nostra capacità di rigenerarsi continuamente seguendo o una strada o l'altra strada in alternativa, se un giorno ti si presenta un'opportunità da una parte oppure dall'altra. Sì, questo io l'ho condiviso da sempre da primi momenti, maestro Petrocchi, altri soci e così. E quello che io ho sempre cercato di trasmettere è: ognuno ha la propria competenza. In un settore sono io maestro tuo, in un settore sei tu maestro mio. Quello che c'è da fare è da individuare le competenze specifiche e valorizzarle, perché ora ho citato il maestro Petrocchi e perché si è fatto delle sperimentazioni insieme. Quando si facevano le prime definizioni dei maestri di karate, tanto siamo tutti karate, si diceva maestro, sì, ma che vuol dire? Di che cosa? Allora, facendo una sperimentazione, io dico: il mio amico il maestro Petrocchi sarà maestro di karate per un settore di competenza specifica di altissimo livello, che è il kumite. Quello deve emergere da un certificato. Nel settore finanziario Sergio Donati sarà esperto un po' tutto, conosce un po' tutto il sistema bancario, ma in uno di quei settori deve emergere la sua competenza specifica per armonizzarla, farla comprendere, tradurla in altre lingue, in altri settori, e soprattutto valorizzarla. Era questo un po' il discorso sul quale ci siamo avventurati all'inizio, e mi fa piacere che forse questa è la prima occasione, chiamiamola formale, perché siamo in amicizia, ma siamo anche ognuno nei propri ruoli, dove si fanno incontrare queste due carriere. Noi sempre nelle nostre lingue abbiamo scritto dual career,
la doppia carriera. Si è sempre iscritto, abbiamo fatto dei certificati che comprendevano le competenze specifiche, perché come tu hai detto prima, e mi è piaciuto, la valorizzazione del tuo karate o della tua arte marziale è anche data da quelle altre componenti. Invece prima si faceva il curriculum del karate, punto. Il curriculum del giurista Giovanni, il curriculum del manager finanziario Sergio. No, ognuno dà un valore aggiunto a quell'altro. Questo mi piace averlo fatto incontrare, il fatto che si faccia a Firenze, vabbè, mi fa anche emozionare per certi aspetti, e soprattutto forse è proprio giunto il momento, un anno di riflessioni, un anno di scambi continui e di tanta riflessione e introspezione, che però ci porta a dire ok, ora questa cosa va messa a disposizione delle nuove generazioni. Va messa a disposizione delle nuove generazioni. E come la mette a disposizione? Attraverso uno strumento. Io dico sempre, non si dà il pesce con questo certificato, si dà la canna, il l'esca, l'amo e quello che serve. E poi deve essere messa a disposizione di questi, delle nuove generazioni, di chi ne ha bisogno per il mercato del lavoro. Perché non solo per il mercato del lavoro sportivo, ma per il mercato del lavoro che si evolve. Noi facciamo aggiornamenti di continuo. Io vengo, studio, perché in quest'anno poi c'è stata una evoluzione enorme, abbiamo avuto contatti con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si stanno armonizzando gli standard dai 27 paesi europei con l'EQF, European Qualification Framework, al sistema internazionale, si rende compatibile con l'attuale sistema del Regno Unito, che pur con la Brexit mantiene un contatto forte per i crediti formativi, con il sistema australiano e con tutto. Quindi questa è la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è che noi adesso, forse è giunto il momento di mettere a disposizione. E questo, su questo, Sergio, io penso che lo scambiarci le idee, dirci no, questo non va bene, oppure questo non si capisce, questa è la cosa che bisogna fare e farlo a cuore aperto e senza dogmi, come noi si è sempre fatto, perché al momento in cui uno si rinchiude è finita. Ma guarda, io lo sai quante volte ho visto, no, dei curriculum che sono, diciamo così, slegati, no? Slegati, cosa voglio dire? Uno fa un curriculum professionale, uno fa un curriculum sportivo, uno fa un curriculum di carattere, diciamo così, generale, no? Ma perché l'uomo non deve essere valorizzato in tutte queste componenti in un processo proprio, come dicevi te, con questi criteri che derivano dalla legge e che sono poi in fondo il sistema per fare la sintesi di questa persona, no? Perché i vari aspetti, sia culturali, professionali, sportivi o di altra natura, culturali, fanno parte sempre della sfera dell'uomo. Quindi nella sua globalità noi abbiamo una persona che viene sintetizzata con un processo di carattere ricognitivo e poi anche certificativo della sua capacità di essere di che posto può prendere nella società. Certo, perché qualche volta all'inizio, quando si facevano, noi il Parlamento Europeo ci definiva i pionieri, no? Quando si facevano i primi confronti con i curricula delle persone e le persone magari non scrivevano delle cose, io dicevo, ma io faccio un curriculum sportivo, e nel curriculum sportivo non mi scrivi che sei volontario alla Misericordia, all'Humanitas, alla Croce Rossa? No, perché c'era la settorializzazione che faceva sì che non le persone non lo scrivevano, perché dicevano, io sto facendo un curriculum sportivo, no, invece sei animatore dei Boy Scout, catechista o non so che cosa, lavori in parrocchia. Pensa quante opportunità si sono perse in questa maniera. In quel modo tu vedi, invece scrivi solo quello della tua carriera finanziaria. No,
noi l'abbiamo allargato, perché la prima cosa è la conoscenza, abbiamo allargato e si è cercato di far sì che la trasparenza di te stesso, della tua vita messa, per quanto si possa mettere su un pezzo di carta, poi possa essere tradotta in un certificato, ma soprattutto in un supplemento di certificato che specifichi la tua globalità, non quello. Quindi io sono sicuro che da qua si possa finire anche questo, come si dice, anche questo Covid, che si possa partire e davvero diffondere questo modello, servizio e soprattutto strumento. Bene, io ti dico sinceramente, le direttrici di sviluppo che possono essere prese da questo processo, da questa certificazione, sono notevoli, sono molteplici, perché io penso che questa potrebbe essere, come si diceva prima, una start-up. Potremmo trovare, diciamo così, dei moltiplicatori di informazione, come potrebbero essere alcune associazioni dei commercianti, associazioni industriali, gruppi di sindacato che possano, diciamo così, avere interesse a guardare l'individuo nella loro globalità. Io quando ti dicevo che prima ci possono essere delle persone che hanno perso tante opportunità, perché l'interlocutore che legge un certificato, cioè un curriculum, cosa succede? Che magari gli può sembrare troppo esagerato oppure banalizza alcune questioni che non sono sufficientemente puntualizzate. Invece con questo tipo di certificazione io leggo da imprenditore e da manager, leggo la vita di questa persona, ma non la leggo banalizzandola o avendo, diciamo così, l'idea che questo abbia un po' esagerato su determinate cose, perché io l'ho certificata, c'è un referente un referente autorizzato dalla legge che mi dice che le cose che lì sono scritte sono vere. E pertanto da imprenditore che deve scegliere un collaboratore, che poi sia anche in ambito sportivo, sia in ambito industriale, sia in ambito commerciale, nei servizi, nel marketing, eccetera, eccetera, io so che ho un interlocutore di un certo... Di una certa credibilità. Questo mi fa ricordare, ho detto in una chiacchierata, te lo racconti, quando abbiamo iniziato negli anni 90, perché il sistema ci ha voluto tanti anni, l'evoluzione della legislazione, ero tirocinante, stagiaire, come si dice a Bruxelles, e insegnavo il karate. Il mio consigliere di stage, il dottor Panteris Vassiliou, che conosco come presidente della, e anche adesso presidente del club europeo del karate, lui era mio capo quando nel mio lavoro come giurista, ma la sera, se andavamo sul tatami, io insegnavo a lui il karate, quindi, e all'inizio io da giovane tirocinante avevo, diciamo, un timore reverenziale quando si era sul tatami a spiegare, a correggere. Invece lui, tra l'altro, una persona apertissima a tutti gli aspetti culturali, mi diceva: no, qui sei te. E quindi la competenza da giurista ora ce l'ho più io, la competenza da karateka sei te. Quindi a volte c'è questa inversione di ruoli e bisogna, e lo facciamo e lo dobbiamo fare, però nei nostri mondi, a volte nei mondi sportivi, subentra il fatto competitivo e non si riesce a farlo. Quindi noi la prima cosa che facciamo e che cercheremo, sono sicuro, di fare insieme è questa, la valorizzazione reciproca, ed è anche l'accettare il fatto, perché dobbiamo vivere in un mondo dove la libera concorrenza stimola,
Quindi se domani viene un altro che fa le certificazioni, ben venga, perché io sono sempre, ho sempre sostenuto, due ristoranti buoni non fanno uno più uno per i clienti, ma fanno uno più uno uguale tre. E quindi la diffusione della cultura sulle qualifiche europee, su questo può avere un effetto moltiplicatore molto molto importante. Quindi la condivisione, tutto quello che noi ci diciamo, diciamo nella vita di tutti i giorni, potrebbe davvero essere un nuovo volano per lo sviluppo degli studenti, delle carriere, della valorizzazione dei propri curricula sul mercato del lavoro, perché alla fine è su quello che bisogna puntare. E quindi Sergio, a coronamento di quanto ci siamo detti e diciamo anche a sintesi di quello che ci siamo detti, sono più che onorato di consegnarti questo diploma di sintesi della tua carriera di manager finanziario, della tua carriera di manager sportivo, con un diploma che è come quello di più alto livello, quello di livello accademico, a triplice firma, la mia, che è quella giuridica, quella amministrativa e finanziaria, che è quella del babbo, che tu stesso hai detto, il maestro se legge non è che si autoprogramma, e quella del nostro commissario capo, il maestro Petrocchi. Quindi in questa è l'occasione dove a Firenze questo è il primo che noi abbiamo dato di questo livello come EU Expert Academy Advisor. Grazie. Benvenuto. Grazie. Siamo in terra fiorentina, quindi non si può non ricordare il Sommo Dante, che ha citato alcune frasi importantissime, una in particolare sul discorso della virtute e conoscenza. Quindi un buon saluto a tutti, buon samurai a tutti, grazie Sergio Donati per la partecipazione, grazie Giovanni Gordiani e, come si dice, ad maiora.